Iniziare un piano d'accumulo è il regalo più bello che tu possa farti. Questo è il grafico dell'S&P 500, un indice che segue l'andamento delle 500 aziende più capitalizzate negli Stati Uniti. Questo indice dal 1926 al 2021 ha avuto un ritorno medio annuo del 10,49%. Con questo rendimento medio, un piano d'accumulo di 100 euro al mese per 30 anni ci farebbe arrivare ad un bilancio finale di più di 250.000 euro, investendo nel tempo solo 36.000 euro. Purtroppo però tantissime persone posticipano sempre l'inizio di questo risparmio investimento, pensando di non avere abbastanza soldi, e ormai qualcosa del genere la si può iniziare anche solo con 10 euro al mese. E l'importante alla fine è anche solo iniziare a farlo per entrare in quest'ottica fin da giovani. Poi c'è chi pensa che non sia mai il momento adatto. No, siamo nel bel mezzo di una pandemia o di un conflitto, è rischioso. O addirittura, no, ma perché iniziare ora? Siamo ai massimi, aspettiamo che i mercati scendano. Tornando al grafico dell'S&P 500, quello è un massimo, quello è un altro massimo, ma anche quello è un massimo. Però guardate dove siamo ora. Ovviamente nel corso degli anni abbiamo avuto anche grandi crolli. Nel 2008 con la crisi quest'indice ha perso più del 35%. Ma i rendimenti poi nel lungo termine hanno sempre premiato gli investitori. Perciò oggi il mio obiettivo è cercare di andare a creare un piano d'accumulo adatto a tutti. Magari facendo in modo che le aziende che compriamo non siano solo statunitensi come nell'S&P 500 e che sia semplice e veloce nella gestione e soprattutto con un servizio gratuito senza commissioni. In realtà il tutto sembra molto complesso, ma le cose sono molto più semplici di quel che sembrano. Ed ora facciamo tutto insieme. Innanzitutto, per riuscire a creare tutto questo, useremo un servizio che si chiama Trade Republic. Potete aprire un conto con loro in modo completamente gratuito e di meno di 10 minuti. Ed oltretutto, in questo momento, all'iscrizione hanno anche un bonus fino a 200 euro. Io vi lascio il link per approfondire la promozione in descrizione e finché potete approfittatene. In ogni caso, noi andremo ad utilizzare la funzione Savings di Trade Republic, che ci permette di creare un piano d'accumulo in modo facile, veloce e gratuito. Prima però, ovviamente, dobbiamo scegliere su cosa investire. Qui ci sono migliaia di filosofie e pensieri, ma noi vogliamo mantenere il tutto il più semplice possibile. Perciò quello su cui andremo ad investire è un ETF. Per chi non lo sapesse, ETF sta per Exchange Traded Funds. Sono fondi negoziati in borsa il cui obiettivo è replicare fedelmente l'andamento e quindi anche i rendimenti di un indice azionario. E l'ETF che useremo replica l'andamento dell'indice MSCI World e si chiama iShares Core MSCI World ETF. Ed è ovviamente ad accumulazione, il che vuol dire che i dividendi che ci vengono versate dalle aziende che fanno parte di questo ETF vengono direttamente reinvestiti sullo stesso, scelta molto più efficace a livello fiscale. Ma perché scegliamo questo? Il motivo principale è perché questo ETF, replicando l'indice MSCI World, contiene al suo interno non solo aziende americane, ma di più di 20 paesi sviluppati in tutto il mondo. E questo ci dà il beneficio di essere esposti globalmente, senza però dover rinunciare alle performance. Questo ETF dall'anno di creazione, il 2009, ha avuto una resa annualizzata del 10,54%, mentre l'indice che cerca di seguire dal 1978 ha avuto un rendimento annualizzato dell'11,17%. Ed ora nuovamente potremmo discutere ore su quale sia la migliore impostazione e scelta di indici ed ETF per un piano d'accumulo. Ed il tutto dipende anche dalle zone geografiche e dai settori su cui volete esporvi. Credo però che non esista un indice migliore di questo se si vuole investire in modo semplice con un'esposizione globale. Poi anche qui, altra discussione: che ETF scegliere? Perché quello che ho scelto io non è l'unico ETF che replica l'indice MSCI World, ce ne sono molti altri ed in descrizione vi lascio un bellissimo articolo di Just ETF se volete approfondire o fare una scelta differente. Io ho fatto questa scelta perché tra quelli ad accumulo il rapporto costi grandezza e rendimenti a mio parere è il migliore. Ora, quando e quanto investire? La risposta qui sarebbe il più possibile il prima possibile, ma la filosofia dovrebbe essere: cerco di risparmiare ogni mese una cifra che inizio ad investire ed accantonare con un orizzonte temporale di almeno 10 anni e senza preoccuparmi di ciò che succede nei mercati, continuo imperterrito ad investire ogni mese, che è poi quello che faccio io con i miei piani d'accumulo e che vi faccio vedere ogni mese con la rubrica i miei investimenti. Poi ovviamente più sarà lungo il vostro orizzonte temporale, più verrete premiati. Guardate la differenza tra 10, 20, 30, 40 anni di durata del piano d'accumulo. Questa è la magia dell'interesse composito che approfondisco in questo video. Ricordiamoci però che come prima regola dobbiamo essere disposti a perdere ciò che stiamo investendo, perché se così non fosse, ad ogni squilibrio del mercato potremmo farci prendere dall'emotività e fare cavolate. Perciò, prima di partire con questo piano d'accumulo, cercate di sistemare il prima possibile il vostro budget per poter risparmiare e creare un conto d'emergenza. E se volete approfondire questi aspetti, vi consiglio di guardare questo video. Fatto e capito tutto questo, potete iniziare questo piano d'accumulo. Perciò, ora facciamolo, mettiamo tutto in pratica. Io ho già diversi piani di accumulo, però ho mio fratello Giovanni che ha appena compiuto 18 anni. Eccomi, buonasera. Buonasera.
Doveva essere una sorpresa, però ti ho già raccontato tutto. Praticamente ti ho creato su Trade Republic un piano d'accumulo di 200 euro al mese. Ho già impostato tutti i settaggi ed è semplicemente una spinta gentile a dirti: inizia a risparmiare, zio cane. Alla fine dell'anno dovrai tu continuarlo. Ti spezzo le gambine se prelevi qualsiasi cosa. Questo è il messaggio. Vabbè, bisogna dire grazie. Che indice cosa hai fatto? Ho preso un ETF che replica l'indice MSCI World. Che sarebbe? È un indice che va ad emulare le aziende più grandi di 20 dei maggiori paesi sviluppati. Conta che il 68% sono aziende americane. È l'indice che globalmente va a prendere, diciamo, tutta l'economia globale sviluppata. E beh, per forza. Business is business. Che cazzo ridi che ti arrivano 200 euro al mese senza fare un cazzo? Ti ripagherò in futuro. Come avete visto, tramite Trade Republic potete tranquillamente iniziare ad investire gratuitamente. E tramite l'opzione dei piani savings, dei piani di risparmio, potete farlo anche con piccole cifre. E soprattutto potete comprare frazioni di ETF senza problemi. Così potete decidere la cifra che volete investire senza badare al prezzo dell'ETF. Ragazzi, ora ricordatevi di approfittare della promo con il link in descrizione. E soprattutto, buon risparmio e buon investimento.